Ringraziamo l'onorevole Bernardini soprattutto per averci aggiornato in merito a questi dati che possiamo definire allucinanti sulle morti in carcere e sull'emergenza sanitaria che, come ci diceva prima il sindaco avvocato Petrangeli, anche per gli arbitri purtroppo è un'emergenza veramente seria e che speriamo di poter affrontare nel più breve tempo possibile. Ora passerei la parola ad Irene Testa, che è segretaria dell'Associazione delle Lume Ignote, che ha collaborato con noi con la Camera Penale affinché appunto si tenesse questo dominio. Passo la parola ad Irene Testa. Grazie. Grazie a voi, al mio Camera Penale, alla Camera Centrale ovviamente che ha avuto l'idea di questo convegno. Ma lo ha già detto in parte Rita, io ho spesso occasione di visitare con lei le nostre carceri. È la sensazione che avverto dopo queste visite, è sempre una sensazione di sconforto, di forte impotenza, una sensazione di schifo, insomma, una sensazione stranissima, perché appunto quello che vediamo nelle nostre carceri non è certo quello che abbiamo visto oggi a Rieti. Io non posso non avere in mente le celle, della gran parte degli istituti di pena oggi, celle dove già solo a guardare le grate si possono vedere le grate arrugginite, ma si vedono i detenuti che spesso e volentieri non riescono neppure a stare in piedi in una cella e devono fare i curvi per poter stare in piedi o per poter stare seduti a mangiare, perché lo spazio è talmente ridotto che questo non gli è consentito, oppure vedo appunto i detenuti costretti ad arrampicarsi con le scimmie, perché ovviamente le scale non esistono, la quarta branda del letto, a cadere dal letto e a spaccarsi la testa, a morire di freddo in carcere per ipotermia, che sembrava un successo, anzi proprio nel mese di febbraio il ministro Severino ha dichiarato una vera tragedia morire di freddo in carcere, queste cose non devono succedere. Ma è una vera tragedia anche morire di caldo nelle carceri, come sta avvenendo in questi giorni, senza acqua a 45 gradi, cioè detenuti costretti, già non ne hanno sulle mani, perché se solo andiamo a guardare la situazione degli immigrati, vediamo che non hanno pure vestiti, è tutto lasciato alla buona volontà degli educatori, dei volontari, dei cappellani, quando appunto ci sono, ma detenuti costretti a prendere gli asciugamani, a bagnarseli, a metterseli addosso perché muoiono dal caldo, svengono. Beh, io credo che questo, cioè, a mio avviso, è un crimine. Noi stiamo chiedendo diritti, non è che diciamo che il detenuto debba essere trattato con i guanti, o chiediamo semplicemente che appunto a queste persone, così come la legge prevede, i regolamenti prevedono, vengano in qualche modo rispettata la loro dignità ma anche i loro diritti. Io a proposito proprio dell'acqua che in questi giorni mancava, ho letto una dichiarazione che mi ha lasciato abbastanza sconcertata da parte del DAP, che in qualche modo diceva sì, purtroppo molte strutture manca l'acqua. Per esempio, vi faccio un esempio, il carcere di San Sebastiano è una struttura che è nata prima dell'Unità d'Italia del Settecento, dove ci sono le turche a vista nella stessa stanza dove il detenuto mangia, prepara le cose da mangiare, quindi i detenuti sono costretti a sentire gli odori, immaginatevi con questo caldo. E la giustificazione del DAP è purtroppo alcune strutture non si sono adeguate al decreto del Presidente della Repubblica numero 230 del 2000. Ora mi chiedo, certo, molte strutture non saranno più adeguate, ma il DAP ha controllato, che cosa ha fatto? Cioè nel 2005, perché ora ricordo che quel DPR numero 230 prevedeva proprio che nell'arco di 5 anni le celle si dotassero di luce, acqua, tutto ciò che era necessario per rendere vivibili queste strutture. E questo non è avvenuto. Diceva prima Rita dei trasferimenti, dei detenuti che erano andati a nord e a sud dell'Italia continuamente senza rispettare i criteri di territorialità della pena, ma quel DPR numero 230 prevedeva persino che venissero abbattuti tutti gli ostacoli che impedivano il rapporto di socializzazione e di affettività con la famiglia. Quindi voglio dire, credo che le cose
cose da rimettere a posto siamo tantissime, e questo è l'aspetto che riguarda solamente, diciamo, i detenuti, ma c'è ovviamente da considerare anche quello che riguarda il personale che lavora dentro questi istituti, la polizia penitenziaria. A parte il sottorganico di tantissime unità, credo circa 7.000 unità, ma persone che si sostituiscono completamente spesso all'educatore, allo psicologo, perché queste figure non ci sono, a volte ce n'è una in un istituto di 400 persone, soltanto uno psicologo, quando pensate che invece l'80% spesso in molti istituti delle persone che vi sono recluse sono persone, come dire, soggetti psichiatrizzati in qualche modo, persone che hanno forti problemi psichici, quindi non sono seguite dallo psicologo, non sono seguite dallo psichiatra, vengono prese, sbattute, chiuse in cella e si aspetta che queste persone poi vi sappiano trovate attaccate a qualche cappio, in qualche piccolo, in qualche finestra, come appunto avviene. E diceva proprio l'altro giorno Eugenio Sarno, del sindacato della polizia penitenziaria, della UIPA, che loro hanno salvato negli ultimi 6 mesi circa 145 detenuti, come si dice in gergo, spiccati, cioè, quindi questi erano, come dire, potenziali altri suicidi che non si sono aggiunti ai 26, se non sbaglio, che ci sono stati all'inizio dell'anno 30. E, insomma, quindi la polizia penitenziaria è completamente lasciata in balia di se stessa. Non pare che questo, cioè io oggi per esempio al carcere di Rieti si è parlato del patto di responsabilità che i detenuti con l'amministrazione in qualche modo sottoscrivono per poter essere lasciati liberi nella sezione e controllati soltanto da un agente, ma fuori dalla sezione, che è una cosa bella a mio avviso. Già si vedeva che il clima era diverso rispetto ad altre carceri, no? Però mi chiedo, ma il ministro Severino, o anche non solo il ministro Severino, chi ha delle responsabilità in questo senso? Il patto di responsabilità con il cittadino, che patto ha fatto? Cioè, allora, i detenuti sono tenuti a rispettare i regolamenti, a rispettare le leggi, ma se, faccio caso, un detenuto si, come dire, non rispetta i termini per fare ricorso in Cassazione, quel ricorso non lo può più fare. Così se un detenuto deve fare una domandina da libero per le misure alternative, qui voi avvocati sicuramente lo sapete meglio di me, credo che se passato il 30° giorno questo non avviene, al 30° giorno i detenuti vengono riportati in carcere, quindi è come se un cittadino a questo punto dicesse, beh, io non ho i soldi per pagare le bollette, sapete che c'è, ne pago la metà perché non ce la faccio pagare la tutta. Questo è il discorso che nostri governanti, chi in questo senso dovrebbe intervenire, purtroppo sta facendo. Quindi io credo, lo ha detto Rita, che ovviamente si deve intervenire sia sul sistema carcerario che fa con tutte le parti, oltre che a costare veramente tantissimo in termini economici questa istituzione, costa quasi 4 miliardi l'anno, per avere qualche cosa, sicuramente non un detenuto rieducato, ma un detenuto appuntito e probabilmente incattivito per aver scontato una pena di questo tipo raddoppiata rispetto a quella che il giudice gli aveva dato. Per avere poi un sistema invece della giustizia che, oltre a costare tantissimo, perché procure e tribunali costano circa 7,5 miliardi l'anno, lo diceva Rita prima, le prescrizioni, 84 miliardi l'anno anche quelle, cioè è un sistema che fa, produce malessere, lungaggini, che come dire, chi sta dietro un processo è stressato, preoccupato, spesso non ce la fa a portare avanti perché non hanno i soldi, non hanno le risorse, e oltretutto è un esborso economico non indifferente, che però anche questo, seppur con un governo che di economia in qualche modo dovrebbe occuparsi, pare che anche questo aspetto poco interessi. Io avrei concluso. Il dottor Giovanni Tamburino, il quale solo 2 giorni fa più o meno ci ha comunicato di non poter presenziare a questo evento per impegni professionali, come andava detto. E vanno i saluti, ho visto che è intervenuto il vicepresidente.
presidente della professoressa Pastorelli, grazie per il suo intervento. E a questo punto darei la parola all'avvocato Renato Borzone. È stato presidente della Camera Penale di Roma, è stato presidente del Consiglio dell'Unione delle Camere Italiane e vicepresidente della Giunta. Prego. Ma ora infatti non rappresento altri che me stesso e vorrei provare ad affrontare in una chiave un po' diversa questo discorso del carcere, perché sia perché non saprei farlo così bene come hanno fatto Rita, come ha fatto la Presidente dell'Associazione, come farà sicuramente da poco Alessandro De Petricis, che è responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali, che sottoscrivo tutto quello che hanno detto e tutto quello che diranno, sia perché credo che si debba fare tuttavia una riflessione sul perché da anni questa situazione carceraria non si blocca. Vorrei offrire qualche riflessione e non ovviamente quello che dirò non coincide esattamente con la risoluzione del problema, ma ne è una parte fondamentale. Credo che se non ci rendiamo conto di questo e di quello che dirò di qui a breve, rischiamo di sbagliare anche la prospettiva. Non mi riferisco ovviamente alle iniziative in corso che sono determinanti, perché quando c'è qualcuno che sta affogando prima lo si salva e poi si pensa al resto, quindi d'accordissimo sull'amnistia, d'accordissimo sulle altre iniziative. Però qualche riflessione a partire dal fatto del perché si finisca in carcere e perché da anni si facciano questi convegni e da anni quasi tutti, tranne qualche eccezione, a parole si associano a queste riflessioni e poi però la situazione non cambia. Io credo che ci sia un discorso di sistema da fare. Si finisce in carcere per due essenziali motivi. Uno è quando una sentenza va in giudicato, quindi si viene condannati in modo definitivo, che c'è un tipo di discorso. Ma sappiamo anche che le nostre carceri sono piene, io non ho i dati aggiornati, Alessandro, ma tu ce l'avrai, 42, ma io credo che poi arriveremo a 50, perché tra una cosa e l'altra, questi sono i dati, qualche anno fa erano superiori, pare che arrivassero a 60, di detenuti in attesa di giudizio. E allora noi non ci possiamo non porre il problema di fare una riflessione sul sistema giustizia, diceva Rita poco fa, sul sistema della magistratura in Italia, ma anche sul sistema dell'avvocatura. Guardate che c'è anche un problema di avvocati, c'è anche un problema di detenuti che finiscono in carcere per una insufficiente assistenza legale, quindi c'è anche un'autocritica che credo che dovremmo fare. Ma c'è anzitutto, io credo, un sistema di magistratura. Guardate, noi conosciamo tutti le norme del codice sulla custodia cautelare. Chi fa l'avvocato, non chi fa il magistrato, ma anche come singoli cittadini, sappiamo perfettamente che il problema della custodia cautelare ha occupato il legislatore per varie ragioni, più o meno nobili, ma per anni, portando a delle riforme che francamente non saprei migliorare. Cioè, voglio dire, se noi leggiamo le norme del codice di procedura penale sulla custodia cautelare, è difficile ipotizzare una qualche riforma legislativa migliorativa. Quando si dice che la custodia cautelare in carcere, in particolare, è un'estrema razza, che devono sussistere le criteri delle forme, assoluta necessità, inderogabilità, verifiche, siamo arrivati neanche a scrivere, perché ci dovremmo forse un po' vergognare, in una norma di legge che non si possono arrestare le persone con la finalità di ottenere la confessione, con il che una confessione la si faceva, cioè si confessava che si arrestava la gente per farla confessare, e si continua ad arrestare la gente per farla confessare, e se nonostante questo la situazione non si è modificata, c'è qualcosa che non funziona. Io non voglio peccare di ideologismo, perché poi quando si affronta il problema concreto c'è sempre qualcuno che dice ma tu adesso la butti sui massimi sistemi. Però noi abbiamo un problema che non è un problema indifferente,
di struttura autoritaria del, no, del nostro sistema magistratura, come forse anche del nostro sistema politico. Che c'entra questo? C'entra perché noi abbiamo inaugurato ormai lontano l'89, quello che ci ostiniamo a chiamare il nuovo codice di procedura penale, che era un codice tendenzialmente accusatorio, in cui viene costruita, e sulla carta la costruzione è perfetta, una diarchia, non so come definirla, un sistema di controllo tra l'organo dell'accusa e l'organo della decisione. Questo sistema di controlli nella fase delle indagini preliminari in particolare è un sistema, diciamo, sacrosanto, cioè l'organo inquirente, l'organo dell'accusa non assume su di sé delle decisioni, ma rivolge delle richieste all'organo della decisione, al giudice. L'organo della decisione ha il compito di accogliere o respingere le richieste. Questo vale. E quindi c'è un sistema di controlli che è basilare in tema di custodia cautelare, ma come è basilare in tema di intercettazioni telefoniche, in tema di proroga delle indagini. Ora, se questo sistema non funziona, e cioè se la funzione tipica del giudice, che è quello di controllo sull'organo della inquisizione, salta per le ragioni che vedremo di qui a poco, potremo cambiare come vogliamo le norme del codice di procedura penale o anche quelle dell'ordinamento giudiziario e non otterremo mai alcun risultato. La verità è questa, è una verità sgradevole perché comporta anche la riflessione che probabilmente questo implica delle riforme di sistema molto complesse su cui sappiamo che c'è una barriera insormontabile che pone l'apparato conservatore della magistratura italiana, ma è così. In Italia il giudice non esiste, i controlli del giudice sono controlli che non hanno possibilità di successo per come è costruito il sistema. Mi riferisco, lo avete capito, alla pezzata questione che però non può essere banalizzata come il caffè al bar del giudice o del pubblico ministero, della separazione delle carriere. Cioè, se il sistema è fondato su dei controlli che l'organo della decisione deve esercitare sull'organo inquirente, è assolutamente indispensabile, anzitutto sotto il profilo culturale, prima ancora quello dei meccanismi di una società e di un sistema liberale, quale noi non siamo, è assolutamente necessario comprendere che un assetto che sia dal punto di vista dei meccanismi procedurali, sia dal punto di vista culturale, considera la funzione dell'accusa e la funzione della decisione non come funzioni proprie ed autonome, ma come sottofunzioni a loro volta di una funzione principale, di una funzione appunto giudiziaria principale. Questo implica autonomamente che il sistema è destinato a non funzionare perché è compromessa la funzione di controllo del giudice. Chiunque faccia l'avvocato sa benissimo che noi ormai, con una rassegnazione che forse dovremmo ricoverare, in certi casi non interveniamo più nel processo. Proroga delle indagini preliminari richiesta dal pubblico ministero al giudice. Nessuno di noi viene ormai più in mente di opporsi alla proroga delle indagini come il codice prevede, perché sappiamo che è una pagliacciata, è una farsa. Sappiamo che nel 999% dei casi il giudice autorizzerà la proroga dell'indagine preliminare, perché il giudice italiano è partecipe della cultura dell'inquisizione del pubblico ministero. Questa polemica dei magistrati quali invocano la cultura della giurisdizione va rovesciata. Qui da noi vige purtroppo una cultura dell'inquisizione in cui la cultura del pubblico ministero, che è una cultura sacra nel paese, è una cultura investigativa, è una cultura evidentemente finalizzata all'esercizio di azione penale, nel quale il pubblico ministero deve ricercare con tutti i poteri più ampi di cui disponga le prove a carico di una persona. E tuttavia questa cultura se travasa, se si trasferisce sul giudice, questo determina il saltare dei sistemi dei controlli. Il
giudice italiano, è inutile che facciamo finta di ignorare, il giudice italiano è un supplente sostanzialmente del pubblico ministero. Si sente, lo dico senza alcuna finalità ingiuriosa o polemica, mi faccio proprio una questione diciamo di sistema. Se non comprendiamo che non sono due sottofunzioni, la funzione dell'accusato, e se le consideriamo sottofunzioni della funzione giudiziaria, non solo diciamo, diamo luogo ad un equivoco culturale, ma soprattutto patrociniamo una concezione autoritaria della giurisdizione. Cioè, per capire questo, per capire i paradossi di questo paese, nella relazione al re che il guardasigilli Pino Grandi aveva redatto in occasione dell'entrata in vigore del codice del 1930, si rifiutava da parte del guardasigilli fascista la concezione democratica delle due funzioni diverse tra chi accusa e chi giudica, dicendo non si tratta di due funzioni, sono due sottofunzioni, la stessa funzione. Diceva, nel concetto di giurisdizione si deve cogliere una situazione unitaria, perché giudice e pubblico ministero necessariamente devono far parte non solo della stessa carriera, ma devono avere lo stesso approccio alla giurisdizione. Avere lo stesso approccio alla giurisdizione, cerco anche di decodificarlo in un linguaggio che non sia tecnico, giuridico, significa che il giudice si rende partecipe della concezione del processo come strumento di difesa sociale. Questa concezione del processo è sacrosanta in un poliziotto, è sacrosanta in un pubblico ministero, è aberrante in chi deve giudicare, quindi controllare. Nel momento in cui il giudice ha una concezione di processo come strumento di difesa sociale, è tenuto a ragionare con un pubblico ministero, ed è esattamente quello che noi vediamo quotidianamente nelle aule giudiziarie, ma che vediamo in materia di custodia cautelare. Il giudice è il supplente del pubblico ministero, il giudice si pone il problema del pubblico ministero che magari non ha tempo di controllare tutte le intercettazioni telefoniche e per, anziché controllare lui, gli autorizza e gli fa passare l'intercettazione telefonica. È quel giudice il quale quando capisce che magari quella richiesta di custodia cautelare sarebbe ingiustificata, magari le prove, gli indizi ci sono in quel momento, ma non c'è il pericolo di liberazione, non c'è di reati, non c'è il pericolo di fuga, il giudice si sostituisce al pubblico ministero e ravvisa queste situazioni anche forzando la lettura della norma, perché quello è il suo collega, dico, ma non perché quello è il suo collega in una visione polemica in cui si dice no, è amico suo, perché questa è una visione banale del problema che sto ponendo. No, si sostituisce perché è partecipe di questa cultura. E allora, se è compromessa la cultura della giurisdizione, se è compromesso il controllo del giudice, l'illegalità di cui parla il titolo del nostro convegno è anzitutto la illegalità della mancata attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, laddove si dice, e di questo noi non ce ne dobbiamo mai dimenticare, che il giudice è terzo e imparziale. Perché l'associazione sindacale dei magistrati ci dice no, guardate, terzo e imparziale in realtà vogliono dire la stessa cosa, e su questo sono tetragoni, sono due parole che in realtà il legislatore ha usato con una forma quasi di coloritura retorica in un testo costituzionale per dire la stessa cosa. Il pubblico ministero ci dicono, senza rendersi conto neanche di quanto sia ridicola l'affermazione parte imparziale, no? Dice, il pubblico ministero è una parte imparziale, terzo imparziale vuol dire la stessa cosa, niente affatto. I soggetti della giurisdizione devono essere tutti imparziali, e vi dirò di più, non solo quando dico i soggetti della giurisdizione non mi riferisco soltanto al giudice e al pubblico ministero, che devono essere imparziali perché devono rispettare la legge, non devono perseguire finalità particolari, ma deve essere considerato imparziale anche il difensore, che certamente ovviamente persegue il fine dell'assistenza del proprio assistito, del proprio cliente, e a questo non deve mai derogare, ma deve essere imparziale nel senso che comunque questo deve fare nel rispetto della legge, senza ricorrere o
ovviamente ha scorrettezze deontologiche. Quando invece la Costituzione dice che il giudice deve essere terzo, vuole dire una cosa diversa, vuole dire che il giudice deve essere anche in modo sotto il profilo ordinamentale diverso, proprio perché ha quella funzione di decisione che è completamente diversa dalla funzione di chi accusa, di chi, vedete, chi accusa, dicono i tecnici, opera specialmente nella fase delle indagini con una discrezionalità libera. Il pubblico ministero deve avere, ha grande discrezionalità nella scelta del rito processuale, di quale attività di indagine, di quale prova ricercare, di come perseguire, di come ricercare la verità processuale. Il giudice deve essere vincolato alla legge nel suo operato. E allora il vero grave problema del sistema, il vero grave problema del carcere, perché non possiamo vedere il carcere avulso dalle ragioni per cui si entra in carcere, è il problema del giudice. Guardate che questo sembra una cosa ripetuta mille volte, ma è spesso equivocata anche da persone attente ai problemi della giustizia e che hanno una concezione liberale della giustizia. Qualche giorno fa c'è stato un editoriale molto interessante, peraltro diverso, del professor Galli della Loggia sul Corriere della Sera, in cui lo spunto gli veniva dato dalla questione delle famose intercettazioni quirinalizie, diciamo così, e delle telefonate dell'ex presidente Mancino del Consiglio Superiore della Magistratura con un consigliere del capo dello Stato. E Gabri della Loggia a un certo punto, nel prendere chiaramente posizione contro un certo modo di fare magistratura, per usare un'espressione un po' brutta, diceva: qui c'è il problema dello strapotere dei pubblici ministeri. No! Anche i Galli della Loggia dimostra così di non aver capito che il problema in Italia non è il pubblico ministero, è il giudice. Perché se c'è un pubblico ministero e in ipotesi abusa della funzione, come ci può essere un avvocato difensore che abusa della funzione del processo, lo strumento di garanzia e di controllo è del giudice. Se c'è un giudice forte, se c'è un giudice vero, è in grado di dire no, è in grado di dire no al pubblico ministero, anche quando le richieste di arresto e le richieste di custodia cautelare sono ingiustificate, come noi sappiamo che molto spesso, quasi sempre, sono ingiustificate, perché da noi la presunzione di innocenza è sostanzialmente vanificata da una concezione processuale che può avere anche qualche ragione ordinamentale storica, in base alla quale intanto ti becco e ti faccio scontare in anticipo la pena con la custodia cautelare, perché so magari che anche il sistema non funziona bene, non c'è struttura, eccetera. E poi dopo si vedrà, e poi Dio provvede. Questo è il punto. Ma dicevo, non dobbiamo farci sconti, neppure noi avvocati. E anche questo, se apparentemente è un tema lontano da quello di cui si è parlato, di cui giustamente si tornerà a parlare tra poco, non è così lontano. Purtroppo noi abbiamo un problema di serietà, di deontologia, di professionalità dell'avvocatura, del quale l'avvocatura è in grande parte responsabile. Io credo che l'Unione delle Camere Penali, tra i tanti suoi meriti storici, abbia anche questo, perché finora, da qualche anno e ancora oggi, abbiamo richiamato all'attenzione generale un problema che finora, per ragioni anche corporative, nessuno aveva richiamato. 200.000 avvocati sono troppi, 200.000 avvocati non possono fare contemporaneamente civile, amministrativo, penale, tributario, e noi questo lo dobbiamo dire. Il principio della specializzazione forense nel campo penale è fondamentale anche per assicurare la difesa a quelle persone che poi spesso, e non sono naturalmente i più abbienti tra gli imputati, ma purtroppo i più sprovveduti culturalmente, ma soprattutto economicamente, a volte vanno anche in galera per le negligenze degli avvocati, perché gli avvocati non li sanno difendere. Nel penale ormai pensare che un avvocato non abbia una professionalità specializzata per fare le indagini difensive in modo deontologicamente corretto ed efficace come richiede la legge del 2001, o nelle indagini difensive che, se fatte bene, possono ad esempio scongiurare in determinati casi la custodia cautelare, possono indurre i giudici a respingere le richieste.
o gli avvocati che pensano di poter fare la cross examination nel dibattimento senza essersi preparati specificamente, quando noi sappiamo che nei paesi anglosassoni hanno una cultura certamente giustificata anche da ragioni storiche di centinaia e centinaia di anni, sull'esame incrociato, sulle domande di dibattimento, ecco, se pensiamo che l'avvocato possa essere tutto questo e che questo non incida nella funzionalità del sistema anche in tema di misure cautelari, sbaglieremo. Guardate che l'Associazione Nazionale Magistrati e la Magistratura hanno interesse, vuole dirlo, ma tutte le loro posizioni politiche degli ultimi anni comportano questo, hanno interesse ad un'avvocatura debole. Perché? Perché nelle loro prese di posizione dicono, noi non ci dice perché voi vi interessate della separazione carriera dell'assetto ordinamentale della magistratura? Questo è un problema nostro, come se non fosse invece un problema di tutti i cittadini. Dice, avete mai visto noi magistrati che ci occupiamo del vostro ordinamento professionale? No, ce ne guardiamo bene, sono cavoli vostri. Ecco, questo modo di vedere nasconde anche questo una concezione autoritaria della giurisdizione, secondo cui il sistema dell'ordinamento giudiziario non ha a che fare con i meccanismi di funzionamento del processo, della custodia cautelare, e è una cosa della magistratura, e il sistema dell'avvocatura, anche questo è una cosa di cui forse si deve occupare l'avvocatura. Noi magistrati, noi saremmo contenti che la magistratura interrompisse sul problema di come vada organizzata l'avvocatura, ma attenzione, tutto questo ha una ragione politica. Un'avvocatura debole è anche un'avvocatura che non è in grado, non solo quotidianamente nel processo, ma anche associativamente, di partecipare con la necessaria forza politica a iniziative come quelle bellissime che oggi la Camera Penale di Rieti e altre associazioni e il Partito Radicale hanno organizzato, cioè alle altre iniziative. Credo che forse sono andato un po', mi sono apparso un po' fuori tema rispetto alla questione generale, ma penso che un po' di riflessione su questo, anche in materia di custodia cautelare, debba essere fatta. Noi rischiamo, se no, di continuare a produrre riforme che non saranno mai applicate, perché se il sistema produce concezioni autoritarie, se il sistema fa saltare i controlli del giudice, quel sistema produce carcere e continua a produrre carcere. Dottor Walter Vecellio, direttore di Notizie Vaticani e giornalista del PG2. Prego, dottor Vecellio. Grazie, grazie per l'invito, grazie per essere qui, ma sono molto delle suggestioni, gli interventi che hanno provocato. Io comincerò con uno scambio di lettere che si sono appunto scritti uno con l'altro, due personaggi famosi, e uno raccomanda all'altro di stare il più lontano possibile, anche fisicamente, non solo come metafora, dalle aule di giustizia e dai tribunali. E uno di questi personaggi era Benedetto Croce, l'altro personaggio è Giuseppe Prezzolini. Questo carteggio è relativo al 1911. Evidentemente c'era già allora un qualche tipo di magistrato all'Antonio in Gloria. E non per niente faccio questo nome, perché l'altro giorno Antonio in Gloria ha scritto una cosa che pensavo meritasse di essere ripresa adesso, un attimo una riflessione. L'Italia è stata più volte condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per l'ingiustizia dei tempi della sua giustizia, troppo lunga la durata del processo sia penale che civile, e pensate che sia indifferente per gli operatori economici sapere di non poter contare sull'efficienza di un sistema di soluzione del contenzioso civile e di un processo penale che li protegga dalle mafie e dalla pressione corruttiva di ogni sorta? Certo che no. Se chi deve investire sa di non poter contare su un'adeguata tutela giudiziaria per le vittime di reati soprusi, indirizza i propri capitali altrove. E addio, speranze di crescita. Ora, se non avessi letto bene, era Antonio in Gloria che ha scritto queste parole, pensavo, non so, Marco Pappella, qualche altro, Rita Bernardina, invece Antonio in Gloria. E questa sua considerazione, questa sua riflessione, che a differenza di quelle che lo hanno preceduto, di quelle che poi sono seguite,
io personalmente penso sia sottoscrivibile parola per parola, non ha suscitato alcun tipo di eco. E allora si può dire che il problema non è solo un problema di avvocatura, caro, è anche un problema di informazione. Di informazione che non c'è. È un problema di una TV pubblica, per cui tanti di voi pagano il canone, e che non corrisponde al suo dovere programmatico, istituzionale. Perché, per esempio, sarebbe stato utile, opportuno e necessario, dopo un intervento di questo tipo, una qualsiasi trasmissione come Ballarò, Porta a Porta, o un approfondimento a vostra scelta, dedicasse a questo tema, appunto, una sua puntata, una riflessione, chiamando gli esperti, chiamando i politici, chiamando gli operatori, chi vi pare, perché ci dicano perché sì, perché no, perché così o perché no. E consentire a tutti noi che ascoltiamo, vediamo quella trasmissione, di poterci fare un'opinione, cosa di cui invece veniamo scoperti. E questo accade un po' tutti i giorni. Io parlerò molto di giustizia e poco di carcere, o perché il carcere, ne avete già parlato ottimamente voi, lo potrete ripetere, un po' perché il carcere è la punta dell'iceberg del problema. Ma quando accade che detenuti, ma non solo detenuti, siamo in 10 anni, un centinaio di agenti di custodia, l'ultimo mi pare un paio di giorni fa, o di ritorno mentre andava in vacanza in Sardegna, prestava servizio a Busto Arsizio, si tolgono la vita, allora è sempre, come dire, difficile, se non impossibile, andare a sondare sulle ragioni che possono esserci dietro a un gesto estremo come quello di togliersi la vita. Però indubbiamente se un centinaio di agenti di custodia, poi non solo agenti di custodia, ma anche dirigenti di carcere, in una decina d'anni si tolgono la vita, beh, forse qualche problema legato, connesso alla loro professione, bisogna porselo, bisognerebbe farsi qualche domanda. E in altri casi noi vediamo televisioni, microfoni, telecamere che sono scatenate a intervistare mamme, nonne, zie, parenti, mogli, vedove, contatti, che è il citofono pur di cercare di capire come, dove, quando e perché. Ecco, non è mai stata fatta un'intervista a una moglie, a una madre, a una figlia, a un parente, o di un agente di custodia che si è tolto la vita, o a un detenuto che si è tolto la vita. E anche questo qualche cosa forse significa e qualche cosa dovrebbe farci scattare. È un problema, questo stato di illegalità è un problema di conoscenza e di sapere. Fate caso, quando ci vengono spacciati i cosiddetti processi del secolo, il processo del secolo per esempio era quello a Giulio Andreotti, uno dice processo del secolo, chissà cos'è stato il processo di Norimberga, forse non so, è stato il processo del millennio, non so. Allora, diamo per scontato il processo del secolo. Per ragioni di lavoro l'ho seguito dalla prima all'ultima udienza. Allora, la prima udienza, quella che è assolutamente inutile. Cioè, tutti vengono dal Giappone, telecamere, giornalisti famosi, commentatori. Eppure, quando là si comincia, costituzione delle parti, io dico, non è a casa. Poi, mano a mano che il processo si sviluppa, mano a mano che la difesa gioca le sue carte, la pubblica accusa gioca le sue carte, mano a mano che si sentono i testimoni, gli imputati, insomma, man mano che il processo si forma, ecco, magicamente i 10 giornalisti diventano 5, diventano 2, poi c'è solo il cronista dell'ANSA che a fatica riesce a trasmettere 2 o 3 tecnici di agenzia, che vengono poi messi in circolo verso le 10 di sera, quando praticamente non vengono più ripresi da nessun giornale, e poi c'è la sentenza. E quando c'è il giorno della sentenza, che è il nome del popolo italiano, eccetera, eccetera, ecco che ritorna il circo. E poi magari capita che il senatore Andreotti viene assolto e si rimane tutti basiti e sorpresi. E si sarebbe rimasti molto meno basiti, molto meno sorpresi se il processo si fosse seguito. E seguendo il processo ci si fosse dovuti rendere conto che quelle che sembravano le prove inoppugnabili erano molto meno inoppugnabili di quello che si credeva, che sono crollate mano a mano che
le udienze andavano avanti progredito e appunto poi alla fine il risultato è stato quello che è stato. E l'unica eccezione meritoria, e speriamo che prosegua, perché credo che ci siano anche dei grossi problemi per quel che riguarda le convenzioni, è costituita da Radio Radicale, che ci consola trasmettendo in diretta le udienze, non solo mediate dal giornalista. Non c'è il pubblico ministero che suggerisce al giornalista quella carta o quell'altra carta, è integrale, come si faceva una volta negli anni 50 sui giornali, dove i processi più clamorosi pubblicavano gli stenografici a puntate e il lettore, sì, magari doveva fare la fatica di seguire giorno per giorno le paginate, ma almeno aveva il testo non manipolato. È come un problema di conoscenza, un problema di sapere. Io credo che, per esempio, c'era qui il sindaco Simone Petraggi, anche per lui è un bel problema. Venuto qui ci ha raccontato all'inizio era contrario all'istituzione di carceri di Rieti, poi adesso in qualche modo mi pare di aver capito, è tornato un po' sui suoi passi. Beh, è un paradosso, potrebbe riguardare direttamente lui, che un consigliere regionale può accedere al carcere, lui può farlo solo se viene accompagnato, perché il sindaco della città o del paese che ospita la struttura carceraria non può fare quella visita ispettiva che invece altri possono fare. Forse anche l'ANCI dovrebbe porsi questo problema e premere, non lasciare solo, Rita Bernardini non ne ha parlato di un avvezzo di pudore o perché forse troppo tempo ne sarebbe occorso, ma tutte le cose che noi auspichiamo sono già tutte lì, le ha già fatte tutte, sono tutte proposte di legge, sono tutte incardinate, semplicemente non le discutono, non le mettono all'ordine del giorno, non le accordo. Tra le varie cose c'è anche quello appunto che il sindaco della città che ospita un istituto di pena abbia la possibilità di fare la visita ispettiva, come è giusto che sia, visto che la può fare il consigliere regionale. Per quel che riguarda, si è accennato, fanno un po' per la posizione, si è accennato, il caso della Diaz, ma io credo che il caso della Diaz sia un caso da manuale di clamorosa ingiustizia che si è consumata. E quando dico clamorosa ingiustizia non perché non sia d'accordo nel fatto che sia stata emessa dalla Corte di Cassazione quel tipo di sentenza o quel tipo di condanna, perché quella notte lì a Genova è stata fatta quella macelleria messicana, come è stato definito il mondo di funzioni. Non c'è il minimo dubbio che lì lo Stato si deve solo che vergognare, ed è incredibile che ancora non abbiamo chiesto scusa come Stato a quelle persone che sono state massacrate quella notte, ed erano persone inermi che quale opinione potevano coltivare non mi interessa, quella sera lì dormivano, sono state imbastite delle prove assolutamente false, coltellate da agenti che non ci sono state, bottiglie molto che c'erano o non c'erano, sono state date in affido alla polizia stessa, sono scomparso, delle cose, e poi quello che è successo a Bolzano subito dopo. Quindi va benissimo, però dopo 11 anni, 11 anni di giustizia. E soprattutto hanno colpito chi non c'è certo livello. È ben paradossale che chi stava lì nella stanza di comando mentre si consumava quello che si è consumato, il presidente della Camera, nessuno ha chiesto ragione del suo essere lì, e che il capo della polizia di allora sia oggi sottosegretario, sia maggiore decennale, insomma colpire fino a un certo livello e confermarsi c'è qualcosa che non funziona. E di questi esempi ne possiamo fare tanti, fino alla nausea, fino ad annoiarvi e fino a costringere Radio Radicale a interrompere le trasmissioni per la noia. Quindi mi avvio alla conclusione solamente dicendo una cosa che già l'ho accennata a Renato, lo troverà concorde ma non concorde, nel senso che io sottoscrivo interamente l'intervento che ha fatto con una clausola, e la clausola è: non si può pensare, come è stato fatto, come si è cercato di fare
come si è pensato di fare? L'ultimo è stato Angelino Alfano quando ricopriva la carica di Ministro della Giustizia, di mettere la testa di un asino sul corpo di una vacca. Allora, è giusto responsabilità civile del magistrato, è giusto obbligatorietà dell'azione penale, così com'è non può reggere, è giusto che ci sia il giudice che fa il giudice. Però se vogliamo fare il processo all'americana, facciamo il processo all'americana, il sistema all'americana. Non possiamo fare un pezzo che piace e gli altri no. Allora facciamo il giudice che ha come compito quello di garantire solo e unicamente la regolarità del processo, il pubblico ministero che è un signore che viene pagato naturalmente sotto controllo di un suo capo che deve rendere conto delle spese che vengono fatte, quindi il processo e le sue indagini non possono durare all'infinito come da noi. Ancora stiamo indagando sulla morte di Salvatore Giuliano, io mi aspetto tra breve che il solito Ingoia abbia fatto un fascicolo nei confronti del Caino per sapere se effettivamente ha ammazzato Abele, perché magari c'è qualche sospetto che non l'abbia fatto. E la giuria è popolare, gli avvocati della difesa e il pubblico ministero si scannano prima per la scelta dei giurati, i giurati emettono la loro sentenza, la sentenza in caso di assoluzione non è appellabile, non è scritta, e ci prendiamo i vantaggi di quel sistema e anche qualche inconveniente, perché dobbiamo pure tenere presente che anche negli Stati Uniti si sono verificati processi come quello di J. Simpson, che insomma qualche tipo di perplessità almeno ce la posso lasciare. Però se vogliamo quel sistema, quello non lo possiamo prendere a metà. L'altra cosa, poi concludo e finisco. La giustizia, io le carceri, ho detto, se ne è già parlato tanto, se ne è parlato molto, se ne è parlato bene. Il problema non è tanto le carceri, il problema forse quello delle carceri in qualche modo lo risolve, il problema è quello della giustizia. Allora, è stato detto che ci sono tra i 180.000 e 200.000 processi ogni anno che vengono prescritti. Questa non è la situazione del 2011, questa è la situazione che si verifica ogni anno da anni. E dobbiamo pure accompagnare a questo dato di amnistia di fatto, di classe e anche clandestina, perché a parte gli addetti ai lavori non se ne parla, un altro dato paradossale, che quel poco di efficienza che viene garantito dalla macchina della giustizia lo si deve alla più generale inefficienza. Se si guardano tutte le relazioni degli ultimi 10 anni, l'occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, i dati sempre quelli, l'85% dei reati rimangono in punto, non si sa neanche chi li abbia commessi, lo dico per seguire, proprio ignoto. Se per magia, con una bacchetta magica, si riuscisse a fare giustizia, non dico in un giorno, ma in un'ora, noi avremmo tutte le aule di tribunale, tutti i commissariati, tutte le stazioni dei carabinieri, tutto l'apparato che viene portato, perché già adesso noi ogni anno, garantendo il 15%, mandiamo in prescrizione 200.000 processi. Di quei 200.000 processi non si tratta tanto solo di ladri di pollo, di ladri di mele, si tratta anche di persone che hanno commesso gravi reati, da omicidio colposo ad altro. Mi pare che anche qui la solita Rita Bernardini ha scovato, come si chiama, l'armadio della vergogna a Bologna, un armadio dove erano già stati stipati, accumulati non so quanti migliaia di fascicoli che erano già condannati a essere prescritti, ma erano già stati, di questi non ce ne occupiamo. Insomma, una notizia come questa avrebbe dovuto scatenare innanzitutto giornalisti ad andare a Bologna a chiederne conto, e la domanda successiva è: solo a Bologna oppure anche nelle altre città? Quante altre Bologna tutti i giorni? Quanti altri armadi della vergogna ci sono? E appunto questo tipo di reato viene lasciato cadere, prescritto, ed è questo il discorso che si preferisce non fare da parte di chi sostiene che l'amnistia
è una cosa ingiusta, o nel migliore dei casi sostiene essere un pannicello caldo perché dopo un anno, due anni, torniamo alla situazione di oggi. Lo dicono chiaramente o in ignoranza o in malafede, ignoranza perché ignorano appunto i dati di fatto, o in malafede perché hanno deciso di ignorarli. I dati di fatto sono, come ho detto prima, che l'amnistia al momento è la sola riforma strutturale che merita di essere varata. Tutte le altre cose, quelle che si devono fare, se vogliono, già le possono fare domani, dopodomani, nel giro di una settimana. Sono già state tutte incardinate su forma, i progetti di legge sono già stati depositati, firma Rita Bernardini, firma Maurizio Turco, firma degli altri parlamentari. Quindi non c'è niente di che inventarsi, non c'è niente di che auspicare, c'è solo che non vogliono fare quello che possono fare in poco tempo. La chiudo molto, molto velocemente perché non voglio ulteriormente, come dire, tediare. Si è fatto cenno a questa iniziativa che ci sarà fra qualche giorno, questa iniziativa, lo sciopero, oltre che della fame, del silenzio. Ecco, io credo che sia, che cos'è il silenzio? E il silenzio è quello di chi non ha la voce. E c'è quel famoso quadro di Munch, appunto, c'è questa figura che urla e però non emette suono, ed è l'emblema della sofferenza. La sofferenza che riguarda il mondo delle carceri, la sofferenza che riguarda però, credo, più in generale, tutti coloro che hanno a cuore le sorti della giustizia, del diritto e della legge. Credo che sia l'unica iniziativa, assieme a quelle che sono state messe in cantiere, che meritano di essere appoggiate e sostenute, e la controprova è data, concludo veramente, dal fatto che quando è stato il 22 di luglio, quando è che il presidente Napolitano gli è scappato dentro questa cosa, ormai non ci siamo, parlando della impellente urgenza e della intollerabilità della situazione che noi viviamo. Ecco, tutti coloro che si sono dichiarati ostili, contrari alle proposte di Pannella e dei radicali, hanno avuto un anno per elaborare, per proporre alternative all'amnistia e tutto questo. Non hanno fatto assolutamente nulla. Dunque non hanno alcun diritto, giudizio, neanche più di opporsi. L'unica proposta in campo è questa e quindi è per questa che bisogna lottare e sperabilmente augurarci di riuscire a vincere. Mi chiedo scusa, perché cose che ho in mente. Assieme alla prescrizione, lunedì a Trento ci sarà il processo a un marocchino, il quale una decina di giorni fa, qui la giustizia è stata rapidissima, è stato sorpreso in un supermercato, è andato a fare la spesa. E però quando si avvicinava alla cassa ha pagato le sue pane, il latte, però la confezione di formaggio, meno di 3 euro, quella non l'aveva pagata, se non l'avesse andata nella tasca interna della giacca e voleva fare la fretta. Peccato che invece sia stato visto dalla vigilanza interna, che ha chiamato la polizia, che è prontamente accorsa, che ha stilato un verbale, che l'ha inoltrato alla Procura della Repubblica, e adesso ci sarà il processo. Allora, stiamo parlando di una giustizia rapidissima per una confezione di formaggio che poi comunque integra di meno di 3 euro. Probabilmente questo marocchino verrà condannato, io però, la legge è legge, figuriamoci, mi chiedo quanto costerà tutto quest'iter a fronte dei 3 euro che dovevano e che devono essere puliti come legge prescrive. Io pregherei qualche relatore, non so la parola, forse voleva intervenire con una prima di dare la parola alla parola del presidente.
dirlo, su questo, mentre su questo profilo ultimo si apre tutto il discorso sulla obbligatorietà dell'azione penale, che è un altro tema importantissimo, cioè in un sistema che abbia una sua logica non sarebbe stata esercitata l'azione penale di un soggiornante, o ovvero si sarebbero trovate delle formule punitive diverse. Non sono d'accordo sul processo anglosassone e non sono d'accordo che il processo J. Simpson denunci l'inconveniente, che non dico ovviamente come tutti i sistemi processuali, anche quello anglosassone ha molti difetti, li conosciamo tutti a partire dal fatto probabilmente che chi è ricco è più garantito, molto di più di quanto sia più garantito e ricco nel nostro sistema, e anche questo è il problema. Però la vicenda di O.J. Simpson, se ho capito cosa si riferiva a Walter, cioè sostanzialmente la perquisizione invalida che sostanzialmente determina. No, no, per lui ha ammesso di essere colpevole il fatto dopo, ma che non si può più fare niente. Ho capito, e queste sono le regole processuali. Ma questa non è vero, però questo lo sarebbe, diciamo, successo analogamente in Italia. Però il problema è che ancora una volta vedi da lì vedi la laicità di un sistema. Quando qualche anno fa chi era a Milano, ero in giunta dell'Unione delle Camere Penali, facevamo quella in contro inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, venne un avvocato americano al quale noi ponemmo questo problema e ci guardò come se fossimo pazzi. È un problema che Rita sa bene che parlo, perché ancora una volta non a caso è qualcosa di cui i radicali si occupano e si sono battuti per le intercettazioni tra avvocato difensore e suo assistito, che in teoria non dovrebbero essere possibili, ma che avvengono continuativamente. Questo avvocato viene in mano, avvocato, se negli Stati Uniti ci avesse una cosa del genere, dice, ci ha guardato spavordito perché ci ha detto, ma francamente non che non avvengano abusi neanche in questa materia negli Stati Uniti, ma insomma addirittura intercettare le telefonate tra cliente e l'avvocato, questo veramente inaudito. Dice, però vi dico subito, se succedesse, ma non succede, quel processo, a parte quello che capiterebbe al poliziotto o al pubblico ministero responsabile, quel processo sarebbe immediatamente dichiarato nullo e non si potrebbe mai arrivare, cioè sarebbe chiuso lì, non si potrebbe mai arrivare a una condanna della persona. Dice, certo, questo comporterebbe l'inconveniente che probabilmente un possibile colpevole sarebbe assolto, ma questo comporta il vantaggio che nessuno si azzarda più a fare un'intercettazione tra l'avvocato e il cliente, perché sa il poliziotto e il pubblico ministero che se accade una cosa del genere il processo crolla e la sua carriera è finita. Esattamente il contrario di quello che succede in Italia, in cui tutte queste cose, vige da noi il principio cattolico, a mio parere, sarebbe dire caso comunista, non vorrei sembrare troppo ideologico, male factum venere tempum, mentre nella dottrina anglosassone vige il principio dell'albero avvelenato, il frutto dell'albero avvelenato, cioè se la perquisizione è illegittima si riverbera su tutto il resto. Da noi se la perquisizione è legittima, dice sì, si aprirà un procedimento disciplinare, ma il frutto della perquisizione vale. E quindi da noi non succede esattamente nulla, la Cassazione salva i processi in cui ci sono le irregolarità e tutto, diciamo, prosegue come prima. Ecco, questo è un concetto laico di processo. Però, ciò nonostante, quando anche ci sono pregi di certi esistono, ma esistono anche delle strade intermedie nelle quali il pubblico ministero è separato per carriera dal giudice, esistono, sono progettabili anche nel nostro paese, sono dei progetti che ha formulato l'Unione delle Camere Penali, sono scritti, nelle quali il magistrato del pubblico ministero è un magistrato, ma tuttavia vengono evitate le contaminazioni con la carriera del giudice, che sappiamo tutti che sono alla base di quelle contaminazioni poi processuali. Sappiamo benissimo che se il giudice pubblico ministero
hanno un procedimento disciplinare, si rivolgono al CSM, all'amico del CSM, alla corrente per avere l'appoggio, se devono ottenere un trasferimento, cioè tenere rigorosamente separate le carriere significa evitare tutte queste incrostazioni e queste possibilità. Ed è possibile anche un sistema a motivazione, in cui il giudice continua a motivare, in cui il processo è tendenzialmente accusatorio e nel quale tuttavia ovviamente noi abbiamo sempre detto, e questo per chiudere la mia replica, se si separassero le carriere tra giudici pubblici e ministeri in Italia oggi, ci vorrebbe almeno una generazione per vedere i risultati, perché chiaramente in questo contesto una partita magica non si può dire che non esiste. Ma esiste una terza via rispetto al processo anglosassone e io credo che noi proprio in Italia la potremmo perseguire. Chiedo scusa se ho tolto la parola. Qui siamo di fare un dibattito, io invece non voglio, ormai ci siamo spiegati, però il problema è quello della giuria popolare, il problema è l'edificio da cui tutto ciò deriva. Allora direi che forse la lettura utile potrebbe essere quella dare l'istituzione delle scuole di un testo fondamentale che sono gli scritti del federalista, dove tre signori che si chiamavano Jay, Hamilton e terzo mi sfugge della pazienza, prima della rivoluzione americana, per motivare le loro rivendicazioni scrivevano articoli su giornali pensando che fosse scritti di battaglia, invece un edificio che va avanti per 100 anni. Lì c'è tutta la spiegazione anche dire filosofico, teorica, di quello che poi è il sistema, parte del sistema di cui abbiamo discusso. La giuria è popolare, noi non abbiamo la giuria popolare, e per questo l'espressione del popolo, di Dio, di tutto quello che dicono loro, il loro giudizio è quello, non è motivo, non sono tenuti a motivare, eccetera, eccetera, la faccio bene. Però è un edificio, l'edificio lo posso prendere il primo piano e poi lo metto in un altro edificio, a mio giudizio. Prendo tutto l'edificio, nel bene e nel male.